couldn't fight and I hoped you'd see my place and that you'd be reminded that for me it isn't over. C'è stato un problema tecnico per cui non avevamo la base senza la voce della senza la voce della cantante, quindi adesso faccio il ritornello a cappella. Pronti? Never. Avevano già colto la tua voce, ma ora l'hanno sentita meglio e l'hanno sentita meglio anche il pubblico. Bene, pubblico, allora vi ho visti abbastanza allenati nel giudicare con la luce verde il partecipante. Adesso la giuria sta valutando, sta sommando i voti. Vi ricordo che ogni partecipante è stato votato da 1 a 10. Il vostro voto dal posto, dal pubblico, attraverso il fischio, attraverso l'applauso, si è sentito ed è stato anche preso in considerazione dalla giuria. Ma adesso la giuria sta scrivendo su un foglietto il nome del vincitore della categoria giovanissimi. Il foglietto sarà tenuto segreto in una busta che Maria mi porterà non appena è pronto e alla fine della terza categoria sarà poi svelato, quindi non ve ne andate, nel frattempo se vi viene fame mangiatevi sempre una bruschetta. La busta sta per arrivare, ma nel frattempo possiamo iniziare anche la categoria giovani con Aurelio Mastro Matteo con i suoi giochi di magia. Aurelio, vieni, eccolo qua, ci abbiamo la valigetta del mago. Buonasera Aurelio, quanti anni hai? 12. 12 anni, ti piace la magia? Ma è la prima volta che fai questi giochi? Ah, beh, e quindi sul palco della corrida ci sono persone che iniziano oggi la loro carriera di dilettante, quindi veramente un dilettante allo sbaraglio. Sei pronto Aurelio, che hai bisogno di qualche assistente? Senz'altro. Da dove vieni tu? Da Ruvo. Tutti e due di Ruvo siete, quindi abbiamo dei maghi anche a Ruvo. Come ti chiami? Domenico. Quanti anni hai, Domenico?
Certo. Quindi, là sì che siete fratelli per caso? No, amici. Allora, Aurelio e Domenico ci presentano i giochi di magia. Pronti, via! Ora lui strapperà la cinque e la ricrostria. Con la busta dei giovanissimi io la conservo qua, qui ci sta il nome del vincitore della sezione giovanissimi e quindi lo sveleremo più tardi, ora la conservo e adesso diamo invece il palco e la possibilità di esibirsi a due ballerini che sicuramente conosciamo e sono Danilo Altamura e Arianna Riccardi. Eccoli qua, Arianna e Danilo, nuova coppia formatasi a dicembre, sono vincitori del quarto trofeo Primavera, vincitori del Puglia Freedom Cup e reduci dal campionato italiano svoltosi mercoledì 10 a Rimini, dove si sono classificati tredicesimi su ben 94 coppie. Quindi possiamo fare un grande applauso a Danilo e Arianna, che si esibiscono in balli latinoamericani. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Danilo, c'è qualche pezzo ancora? Sì? Balli latinoamericani? Magari! Dove andate? A che scuola di ballo appartenete? Hollywood Dance. Anche tu, Arianna? Sì. Arianna c'ha il fiatone e sicuramente adesso andrete a bere un bel bicchiere d'acqua perché è stata una bella esibizione. Vi è piaciuta? Sì. Un po' morti però, eh. Va bene, ci vediamo dopo, ragazzi, per le premiazioni. E adesso proseguiamo con una esibizione particolare. Io chiamo sul palco una persona e poi voi dopo sicuramente già capirete qual è l'esibizione di cui sto parlando. Chiamo Barile Pietro. Per caso avete capito di che esibizione stiamo parlando? Io Lupino. Buonasera, e abbiamo la base per l'esibizione di breakdance. Thank you.
ci canta una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Dedicata a tutte le donne. Dedicata a tutte le donne. Bene, vai Vincenzo, una lunga storia d'amore. Cos'è? Non abbiamo la base? Ce l'abbiamo? Giuria, come vi state trovando in questo ruolo? Don Andrea, ti stai trovando bene in questo ruolo? Ti vedo a fare il giudice di gara te. Sì, c'hai tutto sotto controllo. Bravo, bravo. Allora, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Scambiamo i microfoni così perdiamo un po' di tempo. Vai. Nel frattempo, ecco, la bruschetta è pronta e pure la base. Una lunga storia d'amore. Gente che tu t'accorgessi di me, è stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno giù dentro di te. Conosco da sempre, ti amo da mai. Vai, finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa luce. Se tu te ne vai, è troppo tardi, ma è presto, se tu te ne vai. Grazie, grazie Vincenzo, dedicata a tutte le donne ti stanno votando, le donne ti ringraziano. Fine della categoria giovani, i giuristi stanno, i giurati stanno votando, stanno compilando il foglio da inserire nella busta della categoria giovani ed è già il secondo vincitore della serata che si va ad aggiungere al vincitore della sezione giovanissimi che avete già ascoltato prima e nel frattempo ci prepariamo con la sezione adulti. Vi ricordo che il gazebo con le bruschette è lì che vi aspetta e quindi possiamo chiamare sul palco già il primo concorrente della categoria adulti, Vito Digeo. Buonasera. Buonasera Vito, che ci canterà. Non mettere la base. Sì, un attimo che dobbiamo fare prima. Vorrei dedicare questo pezzo, oltre al pubblico, anche a una coppia che sta passando un periodo difficile per questi brutti mali che ci colpiscono. Grazie, vai. Grazie Vito, l'emozione non ha voce. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Respiro.
se ci sei c'è troppa luce. Con i baci tuoi io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Mi sarò per sempre per me. Fra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vuoi. Questo inconveniente? Sì, c'è un cambio di tonalità nella base. Sì, perché l'avete cambiata? No, la base è sempre quella. La base è sempre quella. Va, va a cappella, Vito, a cappella. O no? Sì, dai. No. No. No, non è quello. Non è questo. Forse era una base diversa. Ragazzi, non capita questa cosa, in diretta. Senti, se non metti l'altro, Ascoltiamo il presidente di giuria. Facciamo cantare gli altri, poi dopo la ripete, va bene? Va bene! Non era questo, non era questo. Va bene, ok, i microfoni a parte, la base la recuperiamo dopo, lo facciamo ricantare Vito, nel frattempo sale Giacomo Berardi! Giacomo di ben 62 anni, eccolo qua! Fresco fresco Giacomo ci canterà una bella canzone. Sì. DJ, posso procedere Salvatore, col microfono Salvatore, giallo Salvatore, o col microfono Salvatore. Bianco? Ci siamo? Ecco qua. Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, canta Giacomo Berardi. Dicendo che al maggio un uomo poterà, vedi, scusate. Stop! Stop! Fermiamoci un attimo. Perché la bassate la base? Una base diversa? Attenzione, attenzione, mettiamo le basi giuste, se no i cantanti qui si trovano in difficoltà. Ce l'abbiamo la base giusta? Passiamo magari un po' il volume. Un attimo. Io vi ho dato un CD. Ecco. Voi vi dovete mettere il CD se devo cantare. Mettiamo il CD di Giacomo. Questo?
non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Ma madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore va. C'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché? Non devo più pensare a te. Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io sposerei. Anche il fuoco vincerei per rivederti. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io, perché il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Ma madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Quel prato di periferia ti ha visto tante volte mia, è troppo tempo che non sa dove la mia felicità. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivederti. Se bruciasse la città, lo so, cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Grazie Giacomo, bravissimo. E ovviamente, grazie. Giacomo, come hai ben ragione, i cantanti si esercitano su una base, con un modo di cantare, magari anche con un microfono, per cui hanno necessità di avere la base da cui si esercitano. Va bene, proseguiamo con il terzo cantante in gara della sezione adulti, Ivan, con Tu sei una cosa grande per me. Accogliamo Ivan con un applauso. Grazie, grazie a tutti. Buonasera Ivan, siamo pronti con la base. Tu sei una cosa grande per me. Nel frattempo, scusate, un attimo solo, Maria, ci siamo dimenticati la busta della sezione giovani. Eccola qua. Arriva la busta della sezione giovani con il nome del vincitore, del secondo vincitore. Vi ricordo che alla fine di questa gara ci saranno tre vincitori che hanno ognuno un peso, un valore diverso, ma alla fine si esibiranno nuovamente i tre vincitori per poter poi decretare il primo, secondo e terzo classificato, che hanno comunque lo stesso valore. Siamo pronti con Ivan? Pronti? Tu sei una cosa grande per me. Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, me ne mora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, che quando mi guarda così, si pure tu te siente morire, non lo dice e non mi fa
capì, ma perché? E dille una volta sola, sicuro tu stai tremando, dille che amo bene, con mio, con mie voglie appena me, tu sei una cosa grande. Tu stesse non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande. Una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande. Grazie, grazie a tutti. Grazie Ivan, grazie tante. E passiamo.